Devo ammettere che riguardando il video con gli obiettivi del 2020 che avevo condiviso con voi l'anno scorso, non sapevo se mettermi a ridere oppure a piangere. Ciao, scherzi a parte, il 2020 non è stato decisamente un anno da dimenticare, almeno per me. Però se volete farvi una risata riguardando appunto il video a cui mi riferivo nell'intro, potete darci un'occhiata cliccando qua sopra. Il 2020, come vi dicevo, non è stato un anno da buttare o da dimenticare, almeno per quanto riguarda la sottoscritta. Ho imparato molte cose, ho letto di più come c'era appunto tra i miei buoni propositi. Ho scoperto ultimamente anche gli audiolibri che mi permettono di fare due cose contemporaneamente, cosa che non pensavo. Ho comunque migliorato il mio stile di vita, quest'estate ho fatto un esperimento di orto, quindi ho cominciato a mangiare anche cose autoprodotte e quindi cibo anche un pochino più sano. E per concludere sono addirittura stata intervistata da Telefriuli, un emittente appunto regionale della mia regione, nell'ambito del progetto del social ambassador di Promoturismo FQG di cui faccio parte. YouTube, anche qui decisamente un anno molto positivo per quanto mi riguarda, nonostante io abbia incentrato il mio canale sul viaggio e avendo viaggiato molto poco nel 2020 è stato un anno positivo. Addirittura a giugno ho raggiunto l'obiettivo dei 1000 iscritti, ad agosto ho sostanzialmente raddoppiato le pubblicazioni, quindi due video a settimana, e addirittura per dicembre ho pubblicato 24 video di seguito facendo appunto i vlogmas. Proprio grazie ai vlogmas siete arrivati in tantissimi peraltro, e vi ringrazio per la fiducia e spero che se ne aggiungano molti altri di iscritti a questo canale durante il 2021. Quando si potrà, ovviamente ripartirò, andrò a visitare i luoghi che ho solamente sognato in questo 2020 e sicuramente continuerò a raccontarvi le mie storie e le mie avventure qui su YouTube e anche sugli altri social. Per cui vi invito ad andare in descrizione e a darci un'occhiata. In particolare io sono molto attiva su Instagram, ma la novità del 2020 è stata anche l'account su TikTok, quindi avete un altro social in cui seguirmi. Per quanto riguarda questo 2021 e per quanto riguarda YouTube, l'obiettivo principale è quello di aumentare la qualità dei miei contenuti e dei miei video. Arriveranno delle nuove attrezzature, per cui aspettatevi qualche unboxing in più rispetto all'anno scorso. Dovrebbe arrivare anche una piccola evoluzione degli Assaggiamo, che sono molto apprezzati per quanto io li abbia sempre considerati dei video tappabuchi, per cui rimarranno gli assaggi tra virgolette normali, ma vorrei cominciare a farmi vedere un pochino di più ai fornelli, per quanto io sia particolarmente impedita, ma con video in cui cucino cibo dal mondo, un po' come è stato per il video in cui ho cucinato cibo tipico tedesco in cui anche ve lo raccontavo. Per quanto riguarda nuove rubriche potenziali, se tutto va bene in questo 2021 dovrei cominciare anche a ristrutturare la casa in cui vivo, per cui se dovesse farvi piacere ed interessarvi potrei anche pensare di portarvi dei contenuti magari mensili in cui vi faccio vedere l'andamento dei lavori. Poi ovviamente sarà una cosa piuttosto lunga, quindi non so effettivamente quando potrebbe partire la cosa. In ogni caso, se vi interessa, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vorrei anche continuare a portarvi sempre più video a tema sostenibilità e a tema ambientale. Peraltro avevo una mezza idea di portarvi con me nelle mie avventure con l'orto. L'anno scorso è stato un pochino un esperimento che non ho condiviso qui sui social, però se qualcuno avesse questo interesse potrei comunque portarvi qualche video per quanto riguarda appunto l'autoproduzione di frutta e verdura, soprattutto verdura. Per cui se questo tipo di contenuti nuovi potrebbero interessarvi, lasciatemi un commento qui sotto oppure commentate se avete qualche altro suggerimento legato appunto ai contenuti che potrei portarvi in questo canale. In ogni caso spero che il vostro Capodanno sia andato bene, spero che abbiate cominciato con il piede giusto questo nuovo anno. Io per non sbagliare, oltre all'intimo rosso, mi sono munita di felpa rossa e non li vedete, ma ho anche i pantaloni rossi in modo tale da portare un pochino più di fortuna in questo nuovo anno. Se non siete iscritti ragazzi, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella, perché in questo modo rimarrete sempre aggiornati con una notifica ogni volta che carico un nuovo video.
Vi ricordo che l'appuntamento fisso è il martedì e il venerdì alle 18, ma ci possono essere degli extra durante il mese che, sotto forma di short, quindi per non perderveli è importante attivare la campanella. Vi invito anche a lasciare un bel like a questo video in modo tale da cominciare questo 2021 con un bel pieno di positività. Noi ci vediamo sicuramente martedì oppure tutti i giorni sugli altri social che trovate in descrizione qua sotto. Non mi resta che dirvi, have a nice life!